Liberi.tv, Porpora Marcasciano, vero? Sì. Io praticamente so che ha scritto tantissimi libri, tra Le rosse e le viole e altri libri che riguardano la comunità transgender in Italia. Cosa pensa del primo Gay Pride calabrese? Ma che intanto è favoloso. C'è un botto di gente, sto tornando ora dalla coda, è tantissima gente ed è il doppio, il triplo, pensando che si sta svolgendo a Reggio Calabria, perché è la prima volta che in una terra considerata ostile, ostica, ci sia così tanta gente, come dire, che tiri fuori quello che va tirato fuori, ecco. Porpora Marcasciano, dal punto di vista sociologico, visto che comunque nei suoi libri parla anche dell'aspetto sociologico, dell'aspetto transgender, della comunità LGBT, lei è da tanti anni che si occupa di questo. Pensa che in Italia l'aspetto famiglia sia cambiato, mutato e quindi anche in questo caso adattato alla società? Senz'altro è cambiato molto, ma sicuramente c'è ancora molto da fare. Noi a Bologna accogliamo tantissime persone trans, moltissimi minorenni ultimamente, che però hanno difficoltà a colloquiare con le famiglie, ma credo che sia fondamentalmente per una questione di comunicazione e per una questione di stereotipi e luoghi comuni che sono stati cuciti addosso alle persone trans. Con queste manifestazioni noi proviamo a scardinarli quei luoghi comuni, certo. Ci stiamo provando e sicuramente prima o poi ci riusciremo. Pensa anche che ci sia la possibilità in Italia di estendere il matrimonio civile alle persone omosessuali prima o poi, o comunque dei diritti che parifichino almeno loro dinanzi alla legge? Ma sicuramente l'Italia è un paese strano, un paese anomalo rispetto alle democrazie, per cui i diritti hanno sempre un rallentamento per la cultura, per la politica, eccetera, eccetera. Noi le portiamo avanti, sicuramente sarà più lento rispetto ad altri posti, ad altre zone del mondo, ma prima o poi dovranno arrendersi, perché credo che sia l'evidenza e la realtà che parla, no? Quindi nuove forme, nuove esigenze che non vanno sicuramente a distruggere la famiglia ufficiale, non interessa a nessuno questo, ma vanno a inserirsi in quello spazio che fino ad ora è stato negato, tutto lì. Perfetto, io ringrazio Porpora Marcasciano, che è scrittrice, il primo libro che mi veniva in mente era appunto Favolose Narranti e Tra le rose e le viole, ma so che ce ne sono altri perché li ho letti. Grazie ancora Porpora Marcasciano. Grazie a voi, ciao.